mercoledì 8 settembre, partiti questa mattina da Roma, arrivati adesso alle 7.30 a Red Bull Ring. Ci prepariamo per domani. Per quanti siamo, tutto il Clio Cup Europa l'hanno messo sul centro guida, perché il paddock sotto è pieno. Come vedete, tutte le macchine dei corsi e AFATM Expo, qualche Porsche. Ecco il famoso toro. Cena al castello. Abbiamo trovato questo, mezzo night. Cosa io ho fatto una cazzata a Biabia? Siamo al bar. Dovrei box. Di pezzi fantastici. Red Bull Ring con dei pezzi fantastici. Eccolo il toro al centro della pista, che oggi si vede un po' meglio, sarà enorme, bellissimo. Adesso si vede la cima della pista, la parte più alta. Siamo veramente al centro del paddock, al centro della pista del paddock più alto. Eccoci in pit lane, tutti gli operatori stanno terminando i lavori, noi abbiamo montato la nostra pit e il nostro tendalino box con le TV per i tempi. Qui c'è la scuola Red Bull, che è fantastica. Qui sono organizzati in modo fantastico, hanno tanti mezzi sia auto che moto per fare tutti i corsi che si vuole, di tutti i generi, anche i formula. Ed ecco le moto. Fantastici, bravissimi. È ora del primo test
il giovedì, teste collettivo di un'ora. Giretto serale in pista per vedere bene tutti i punti di corda e le varie sconnessioni. In cima, gran camminata, una pendenza esagerata. Pendenza massima in salita e poi si riporta in piano dopo la curva. Buongiorno, venerdì mattina, ore 9, qui la temperatura è completamente diversa, siamo a 7 gradi. Ieri abbiamo chiuso le prove libere con un ottimo terzo e quinto posto. E Paolo Silvestrini ancora non conosce la pista, quindi sta facendo le sue prove. Adesso iniziamo con le prove libere del venerdì. Tutti pronti per il secondo turno di prove libere. Tutti gli carrelli box e le vetture in fila. Si parte, hanno liberato. Chiuse prove libere 2, stiamo cambiando un altro parabrezza, purtroppo si è rotto, e organizzando tutto per domattina prova ufficiale alle 9:50. Qui i commissi stanno lavorando per mettere tutte le gomme nuove. Tra poco le gliele ridaranno, così possiamo terminare il lavoro con le gomme Michelin. Buongiorno, sabato 11, sveglia alle 6:30. Adriano già sta in doccia e ci prepariamo per andare in albergo, molto carino, giustissimo, perfetto per il nostro lavoro, ben organizzato, giù c'è una bella colazione internazionale e si parte per le prove ufficiali. Per griglia prove ufficiali 1. Ventotto vetture al via. Pronti per gara 1. Purtroppo partiamo un po' indietro, 18esimo, 11esimo e 8esimo, 18esimo con Sandrucci, 11esimo con Silvestrini e 8esimo con Nicoli. Abbiamo, direi, i piloti purtroppo non hanno azzeccato il giro giusto, sono rimasti un po' imbottigliati e non sono riusciti a fare il tempo. Eravamo molto veloci nelle libere, ma le gare sono anche queste purtroppo. Moment, one by one they go, and the lights are out and they're away. It looks like a lot of wheel spin for Gelmini off the line. Stuckey comes over to the right hand side to defend from Puget as well,
And look at that, Guillaume diving around all over the back of Gelmini, but Gelmini holds it for the lead. Jerzy Spinkovic looking down the inside of just about everybody through there. Looks like a strong start. Is that Gabriel Torelli going past Nicoli? Up on two wheels was Alonso. I think he's clipped one of the other PMA cars through there. That might have been Silvestrini, Paolo Maria Silvestrini in the 19 car. Got Torelli and Nicoli in the background, side by side, down towards Remus. And look at that, down the inside of even them as well. Is that Filippo Berto? It is. Berto chucks it up the inside, tries to get back in front of them. Gelmini opening up his lead at the moment. Bits of bodywork flying. That's Gerardo on the back of Spinkovic. The two of them getting their elbows out already. Not quite sure what happened to the PMA car. It looks like actually there is one back there in the field still. But look at the size of this pack. You can see Nicolas Milan in the red car as well, right near the back of the field, but still making it down towards Reint at least. Massive lockup by Gelmini on the way in. Guillaume is still there, so Puget can't take the optimum line. That's going to slow the both of them down. Watch out for Torelli. Looks down the inside of Puget. Puget sideways on the way through the final corner. And now, Torelli's on the right-hand side, but he's boxed David Puget in. Puget's going to have the slipstream. Look at how much that affects his run down to turn one. It's fantastic. And now Gerardo all over the back of Torelli. Oh, no, Torelli's been turned and he's in the wall hard. Massive hit for Gabriel Torelli. Non fa come i piloti nostri, eh. Che a sta gara proprio ci hanno abbandonato. Guarda perché a Federico come ha preso. Federico. Come parte di qua? Ah, no, ingegnere sta a trovare la mappa giusta. Si parte con gara 2, purtroppo le qualifiche dei piloti non hanno le macchine perfette, ma non sono riusciti a sfruttare il giro buono, quindi partono un po' indietro, anche perché hanno stato tolti dei giri più veloci, i loro giri più veloci per dei tagli, quindi partono 16esimo, 17esimo e 23esimo. Ieri in gara 1 abbiamo fatto quinto, decimo e tredicesimo, e secondi degli italiani, non è andata male. Speriamo oggi riescano a recuperare. Second place. Puget's finished second 7 times this season. Guillaume has finished second 5 times this season. Puget has 5 wins, Guillaume has 3. Puget second in the championship, Guillaume third. But now Guillaume's second in the race on two wheels, pushes Puget out wide, bubbles around over the sausage curb. Gelmini's going to get a great run on the pair of them there. Look at them, two wheels again. That was Alessandro Sebasti Scalera. Ci siamo, finita la gara. I ragazzi hanno fatto una bella gara. Gustavo Sandrucci ha rimontato fino all'ottava posizione, poi ha preso un colpo nel posteriore e si è piegato il ponte, quindi non è più riuscito ad andare, è arrivato decimo. E Nicoli tredicesimo, che è rimasto dietro imbottigliato nei vari tamponamenti nella bagarre. Silvestrini idem, è anche uscito, è rientrato ventiquattresimo, e adesso sta tutta la classifica in subgiudice perché ci sono tantissime
sanzioni in secondi alla metà dello schieramento, quindi la classifica finale uscirà più tardi. Si torna a casa.